Aggiornamenti alle 7.30, buongiorno. 10 anni fa, il 12 novembre del 2003 in Iraq, a Nassiriya, 17 militari e 2 civili italiani furono uccisi in un attentato contro la caserma dei carabinieri. Alle 10.30 il ministro della difesa Mario Mauro deporrà una corona d'alloro all'altare della patria. Le celebrazioni proseguiranno alle ore 11 con la messa in suffragio di tutti i caduti nelle missioni internazionali per la pace celebrata nella Basilica di Santa Maria in Araceli a Campidoglio. A mezzogiorno poi la deposizione di una corona di alloro alla stele commemorativa al Belvedere Caffarelli da parte del Ministro della Difesa e del Sindaco di Roma Ignazio Marino. Questo pomeriggio la consegna ai familiari delle vittime della Medaglia della Riconoscenza, eventi che Rai News 24 seguirà con collegamenti ed affacci in diretta. E vi proponiamo adesso la testimonianza su quella giornata di padre Mariano Asunis, cappellano militare a Nassiriya. Sentiamolo intervistato da Carlo Cianetti. Indubbiamente la nostra missione non era quella di incontrare un putiferio del genere, anche perché noi tutti siamo partiti con una bella speranza nel cuore, quello di portare la pace, di andare ad incontrare persone per poterle aiutare. E poi ci siamo ritrovati all'improvviso con una tragedia enorme che nessuno di noi avrebbe potuto pensare, ma nella quale ci siamo trovati e poi abbiamo dovuto dare anche delle risposte. E le risposte, sa, a volte non sono sempre umane, perché davanti alla morte, alla tragedia, c'è anche rabbia. L'uomo è fatto per la vita e allora bisogna dare anche delle risposte di fede, perché nell'umano non basta. In quella strage lì io pronunziai le parole di San Paolo che possono distruggere l'anima, il corpo, ma non l'anima, perché l'anima è già al cospetto di Dio. Abbiamo provato un senso di amarezza, di delusione, però coloro che ci hanno colpiti non ci hanno distrutti, ci siamo rialzati.